Buongiorno a tutte. Allora, vi farò vedere come fare uno spacchetto bello preciso e pulito. Allora, io mi sono segnato il mio spacchetto, la misura, insomma, che devo fare. Ho fatto tutto a tagliacuci e quindi qui deve arrivare il mio spacchetto, ok? Ho fatto l'intacco. Poi mi prendo un bordino, mi prendo e me lo faccio a misura di quanto deve venire lo spacchetto. Me lo faccio poco poco più lungo, così evito di sbagliare. Ok? Poi metto a metà il mio bordino, apro lo spacchetto e vado a cucire sopra l'intacco in questo modo. Quindi mi metto giusta qui alla cucitura della tagliacuci e vado a cucire fino allo spacchetto, poi fino all'intacco, volevo dire. Mi piego, come vedete qui c'è la cucitura della tagliacuci e io sono andata dritta. Me lo piego e faccio questo fin sotto. Da una parte ho fatto questo, poi me lo giro sotto sopra, me lo giro e vado ad aprire l'altra metà dello spacchetto prendendo l'altro bordino. Io mi apro in questo modo, ok? Quindi io, avendo questo spacchetto in questo modo, mi faccio qui sopra un triangolino in questo modo, ok? Quindi vado a poggiare il mio bordino e vado a cucire l'altra estremità dello spacco in questo modo. Questo però naturalmente quanto più preciso possibile, perché altrimenti la punta non esce come si deve, ok? Quindi, come vedete, questa è la parte, diciamo, l'inizio dello spacchetto. Poi, se dovete fare l'orlo ancora, questo lo potete tagliare, altrimenti lo taglio poco poco più lungo, lo piego in dentro e vado a piegarlo dentro, così, in modo che sia bello pulito, ok? Quindi mi taglio tutti i fili, così esce più pulito, e vado a cucire piegando questa parte giusta e questo spacchetto bello dritto. Arrivo alla punta e mi giro fino alla punta che ho creato vicino all'intacco, ok? Poi, quando giro, io mi aggiusto già lo spacchetto in modo da farlo uscire bello preciso e poi vado a girare fin sotto. Nello sistema, questo naturalmente lo taglio un pochino perché è troppo lungo, lo giro dentro, lo piego e vado a rifinirlo, ok? Questo è se avessi voluto l'avrei potuto anche tagliare, tanto io questo lo devo piegare in questo modo, quindi a me non serviva questa fase. Però siccome vi volevo far vedere come uscisse pulito, e questo è lo spacchetto. Aspetta che lo giro, mi sono un pochino incatenata. Questa è la parte del dritto, come vedete, e questa è la parte del rovescio dello spacchetto. Spero di essere stata chiara e che questo spacchetto vi sia piaciuto. Buona domenica, ciao!